Salve a tutti amici ed amiche di Quelle Iene sul Tubo, da Ale, il solito Cinz. Allora, oggi parleremo di calcio. E che calcio? Calcio. Allora, in particolare parleremo di Serie B quest'oggi. Il campionato cadetto, in pratica. Sì, il campionato finito di Serie B. E io a parere mio lui è un esperto, io. Esperto? Si capisco un cazzo di Serie B. Però... noi siamo esperti di tutto qua e di nulla. Io di donne periodo. Soprattutto. Comunque, vogliamo iniziare dalla Serie B, in particolare vi analizzeremo un po' tutta la stagione, un po' di tutte le squadre. Sì, tutte le società calcistiche appartenenti al campionato cadetto, e avevamo intenzione di partire da giustamente le neopromosse in Serie A. Comunque... le prime due arrivate. Vabbè. Schiaffi. Allora, iniziamo dalla spalla, la sorpresa, la vera sorpresa di quest'anno. Ci vuoi dire qualche numero? Qualche numero? Vabbè, dai, ha fatto 78 punti, 22 vittorie, se non sbaglio, 12 pareggi, 8 sconfitte. Diciamo, bravo, che il campionato della Spalla non è partito. Non è partito alla grande, perché nelle prime giornate di campionato la Spalla aveva qualche grossa difficoltà. Poi invece, a un certo punto, è scoccata la scintilla, diciamo, si è svegliata questa squadra. Più o meno dopo una quindicina di giornate è iniziato ad andare bene, in pratica non è mai sceso sotto il quinto posto. Beh, diciamo che gli acquisti di gennaio hanno dato un grande aiuto alla società, sì, e perché, soprattutto anche le idee tattiche, diciamo, di Semplici, Semplici ha fatto comunque una grandissima cosa, perché con giocatori che individualmente non spiccavano. A gennaio sono arrivati dei magari potevano avere qualche altra squadra, tipo Verona, Frosinone. Vabbè, Verona sicuramente ha fatto un piccolo qualità. Poi a gennaio erano andati via. Se tu poi metti in conto che la Spalla era una neopromossa delle serie inferiori, ancora di più. A gennaio sono andati via anche Beghetto, che era stato fondamentale. Sì, poi è andato al Genoa, vice Lazzato. Cerri, che è andato al Pescara. Cerri, che è in prestito dalla Juve, se non erro. E nonostante ciò, la differenza chi l'ha fatta? Chi l'ha fatto? Il buon vecchio ex della Serie A, un grandissimo giocatore secondo me, ex Lazio, ex... no, mi sta da Verona? Non mi ricordo sinceramente, vabbè, comunque il buon vecchio Flockeri. È stato veramente decisivo, perché da quando è arrivato lui in pratica non ha quasi perso più la Spalla. Abbiamo un attaccante come Flockeri. Ha iniziato a segnare la derby di gol, cioè... nella Serie B, la Spalla è partita e non si è fermata più in pratica. Vabbè, ma con un attaccante del genere, un po' come Pazzini per il Verona, insomma, fai un acquisto del genere, almeno per la Serie B, sono due giocatori, secondo me, in categoria superiore, non si discutono. Poi ricordi qualche occasione interessante? Diciamo, quindi da premiare tutta la squadra con l'allenatore, forse anche in primis. Acquisto di Merella, vogliamo vedere, quello stavo dicendo, qualche giocatore in particolare che ha spiccato, Meret che oggi interessa alla Juventus, per quando ne sono, se non sbaglio, è arrivata un'offerta da una decina di milioni, signori, per un giocatore, per un giovanissimo portiere, che poi è esordito successivamente a Scuffetta, anzi dice che il prossimo anno potrebbe essere rimanere a Udine. Da quando ne so, ho letto un po' di voci di mercato intorno a Meret, perché è un campione. Poi c'è stato Vicari, difensore centrale, mi sembra, classe 94. Giovane anche lui. Che veramente ha fatto una grande stagione, già sembra Sassuolo e Chievo sono sulle sue tracce. Sì, vabbè, prima di arrivare ai grandi giocatori, sto Vicari, aspettiamo che vada in Serie A, sta squadra. E poi alla fine... il vecchio Piantinucci che ha fatto il suo, è stato decisivo. L'esperienza ci vuole sempre, un po' di fisicità anche in campo, sicuramente. Che era arrivato dall'Inzio. Non mi chiede queste cose, sinceramente non ne ho idea. Comunque, grande stagione della Spal, prima in classifica, 78 punti, l'abbiamo detto, due spanne dal Verona, niente di che. Hanno giocato tutte e due le squadre classificate, sono prime classificate, hanno giocato un grande campionato. Abbiamo direi di parlare della seconda. Sì, passiamo al Verona. Allora, parliamo quindi ora del Verona. Ci vuoi dire qualche numero del Verona? Vabbè, ha fatto 4 punti in meno della Spalla, se non sbaglio, 74 punti, sì, 20 vittorie, 8 sconfitte e 14 pareggi. Allora, ha fatto 2 pareggi in più della Spalla, così è tutto. Campionato su grandi righe, diciamo, del Verona, la favorita. Il campionato è partito alla grande. Sì, era la favorita, strafavorita. È partito alla grande perché in pratica nelle prime 13 giornate la difesa ha incassato solo 10 reti.
Voglio vedere il mo uscito da Serie A, che lo squadruto, cioè che il passaggio a mezzo tra Pazzini in naso, che è Gesù Cristo. E Pazzini ha fatto 11 gol in 10 giornate. Pazzini è un grandissimo attacco. Cioè, è stata la media gol più alta. Non lo ricordo. Di, media ricordo. Gol più alta di Europa. Non ricordo i tempi di, della Sampdoria, Cassano Pazzini, mamma che coppia d'attacco, da orgasmo poi, diciamo, il mio fan da calcio. Diciamo anche questo, no. Media gol più alta di Europa, Pazzini. Abbiamo capito. Però poi c'è stato un problema, cioè in pratica si è spento in Verona. Si è spento, vabbè, un calo fisico probabilmente. Pazzini ha fatto 8 reti in 22 giornate. Cioè, è un partito con una... Forse è andato un po' tanto troppo più scontato la loro posizione in classifica, probabilmente. Io non è che infatti, sia un esperto. Ha subito anche delle sonore sconfitte, 4-0 con Novara, 5-1 con il Cittadella. Nonostante ciò è arrivato comunque, è stata campione d'inverno, era comunque primo in classifica. Ma guarda, un distacco all'inizio impressionante, questo all'inizio l'avevo seguito un po' la Serie B. Ormai avevo detto per uno è passato, andava via. Si pensava così, però c'è stato un po' questo calo, poi insomma si è ripreso. Però alla fine comunque è arrivato al suo obiettivo per la promozione. Un giocatore che si è distinto in particolare è Bessa. Bessa veramente... Chi cazzo è Bessa? Veramente, veramente forte, di proprietà dell'Inter, mi sembra. Ah, quel Lusca da cazzo, no. Che cosa? Lusca, sì, è già capito che non... tanto che dicono. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Tanto che dicono. Ha fatto veramente anche dei bei gol, se andate a vedere questa stagione. È presto. Parlando un po' della prossima stagione, qui che volevo arrivare dopo, anche vabbè, fatto che stavi dicendo tu, già si parla di un possibile ritorno di Tandelli in panchina. Sì, per questo ho sentito addirittura che vogliono fare l'attacco della Sampdoria, Cassano, Pazzini, ti vogliono riproporre. Per riportare Cassano, per riprodurre non questa Non so che cosa possono fare Cassano, è leggermente sovrappeso ormai, penso sia bidone, anche se tecnicamente non si discute manca a 90 anni con Cristiano, ma secondo me perde parecchio. Perderà parecchio. E c'è la possibilità addirittura remota che ci sì, ma credo sia fan dovrebbe tornare i Turbe addirittura. Si dice. I Turbe saranno tornerebbe alla Roma. Sì, e poi per ritornare a Verona. Ma comunque tu. No, ma non penso che il Torino lo lascia andare perché ha fatto giocare parecchio nelle ultime partite. E comunque i Turbe è stato un flop di mercato, parlando un attimo di Serie A, due minuti. Però secondo me ha ancora del talento quel giocatore, secondo me ha ricevuto troppe pressioni addosso, forse per quello che è stato pagato, forse perché è stato soffiato la Juventus, tutte quelle polemiche intorno a lui, insomma, ha subito delle pressioni, non è più tornato quello di Verona, ma quello di Verona era straordinario. Poi, come mi hai detto prima, momento orgasmo Cassano Pazzini, c'è anche il momento orgasmo che riguarda le belle donne che accompagnano questa squadra in Serie A, le puttanoni esagerate. Ci vedete, mi ha fatto vedere ci tiene particolarmente. Io le metterò in sovraimpressione. A mettere questo anzi, questo davanti alla mia faccia, che è meglio. A questo momento. Diciamo la Silvia Slitti qua, la mogliera del Pazzini. Mamma che. Patanone, invecchia bene sempre. E poi in particolare c'è un'altra molto che. Ecco, quest'altra c'ha due tette della Madonna. E a dici come si chiama? Ah, Elena Ritz. Ma c'ha, ragazzi, c'ha, andate a vedere le foto su Google Immagini, tanto non c'entrano le tette, quando sono grosse. Sta già vedendo. Il primo piano è quello. Mamma che spettacolo! Vabbè. Queste arte, veramente. Comunque, direi che abbiamo parlato. Scusatemi. È il mio. Quando il sangue arriva più giù, sapete come funziona. Io ora, siccome devo scappare a fare i miei servizietti proprio per colpa di queste donne, io direi di fermarci. Di fermarci alle due promosse. E poi nei prossimi video che faremo, vi parleremo anche delle squadre che adesso sono ai playoff, ma ne parleremo dopo i playoff. Le squadre che purtroppo per loro, per me non mi frega assai, sono retrocesse. E per le squadre che invece sono assicurate un'altra stagione nella serie cadetta. Quindi da noi è tutto. Vi lasciamo a Striscia la Notizia. No, con le Iere sul tubo è tutto. Da qua, un mi piace, un commento se vi è piaciuto, se vi interessa, continuate a seguirci. Insomma, benvenuti a Iene Calcio Club. Iene Calcio Club? Che nome, io della rubrica. L'abbiamo rubata a Carissa. Al prossimo video. Ciao, mi piace, commenti, abbonati, ciao.